servono i cucchiai per prendere poi l'impasto. Allora, cucchiai, ci abbiamo tutto. Mamma, io sono in diretta. Ah, sei andata in diretta, io parlo e tu sei andata già in diretta. Buona domenica, buon pomeriggio. Ciao a tutti, perché non mi vai qui in diretta? Allora, Aiuto! torna indietro, Sofia, siamo anche su Instagram, se ci riusciamo, devi mettere in diretta Ah, Instagram. mamma, lo Ecco, sapevo già. buon pomeriggio amici di Facebook, stiamo per connetterci anche con Instagram, ma Non ci riesco. fa Ciao Liliana, gli come stai? scherzi. Ciao Liliana, Ciao! calma, calma, la linea è un po' ballerina, ogni tanto ci sta. Ti muovi? Allora, non va. Niente. Niente, allora, oggi anche in cucina qui con Ti voi, come sempre, a muovi? cucinare, perché faremo, come promesso, il sorbetto al limone. Ci siamo? Allora, diamo tempo ai nostri amici di connettersi. Buon pomeriggio, Pomeriggio. Francesca, Teresa, Rosaria, Rosaria, Angie o Angie, Liliana, nonna Erminia, Maddalena, Ciao, allora, Seri, oggi che cosa faremo? Carmela. Vai, cosa faremo? Buon pomeriggio Allora, amici di oggi Instagram. faremo i biscottini e lo spunti Quindi soffi. ben due Sì, ricette. ben due ricette. Ok. Allora, iniziamo con nel fare I i biscottini, biscottini. che non sono per lo Buona spunti domenica. soffi. Ciao Francesca, come stai? Ciao Allora, e Adriana, ciao anche Francesca, Anna. Giustina. Allora, Allora, devo salutare, devo salutare. saltiamo. Ciao Allora, Ada. facciamo prima i biscottini. Sì. Allora, dici gli ingredienti, vai. Allora, sono dei biscottini con i cornflakes e le uvette, no? Buonissimi, io li adoro perché tanti anni fa, quando lavoravo in un centro commerciale, perché ho fatto anche la parrucchiera con la mia Marella, aziana Rita, questo centro commerciale, il bar del centro commerciale vendeva questi dolcetti. Io da allora non ne posso più fare a meno e quindi c'erano delle uvette all'interno. Facevo la mia merendella, andavo lì al bar e prendevo il caffè con questi biscottini e quindi spesso a casa li rifaccio. Adesso è un po' che non li facevamo, eh. Andiamo a dire gli ingredienti. Allora, occorrono un uovo intero e lo rompiamo subito. Lo rompe Sofia. Intero e lo andiamo a frustare a mano, va bene, con Annalisa, buon circa pomeriggio! 80 grammi di zucchero. Quindi Eccolo mettiamo qua. lo zucchero. Abbiamo suonato la campana. Sì. Ok, quindi un uovo e 80 grammi di zucchero. Rosaria, ciao! Ciao a tutti. E ciao Ne siamo Carmela! pronti con le fruste. Io sono pronta. Piano piano. Perché oggi cucinerò io! Abbiamo anche la vaniglia. Ciao Rosa e ciao Lina! Sapete come si pulisce la vaniglia, la bacca della vaniglia? Allora, dividete a metà, poi qui dentro ci sono dei semini. Noi facciamo Vuoi che così. faccio io? Non lo Allora, so fare. li dobbiamo raschiare. Perfetto, Eccoli bravissima. qua. A parte. Via dentro. Miscelate. Ciao Pasqualina, buon pomeriggio. E anche Buon Rosanna. pomeriggio, Pasqualina, la mia amica, ciao! Oh mamma mia. Allora, quindi la vaniglia per la prossima volta, Abbiamo poi delle richieste su Instagram che vogliono fare la diretta insieme a noi, cioè si può fare la diretta a sì, due. si può fare la prossima La volta, prossima la volta. facciamo. Allora, Ciao. Allora, ciao, grazie, ciao Lina, buon benvenuti, pomeriggio. E ciao benvenuti. Cristina. Allora, quando vedete anche nei dolci in pasticceria dei semini neri, non abbiate paura perché quella è la vaniglia, vuol dire che hanno utilizzato una vaniglia E Bourbon. è una cosa buona, cioè, Buonissima. voglio dire, dà sapore, è come il sale, dà molto Qui sapore. abbiamo la vaniglia naturale, non è la vaniglina che è un po' più chimica, diciamo. Ecco. Però serve anche quella, quando non disponiamo della vaniglia in bacche, io la compro così, Ciao a mettiamo la tutti! vaniglia, pazienza, mica. Ora che mettiamo, visto che Allora, abbiamo dopo aver mescolato. montato un uovo con 80 grammi, scusa, di zucchero, cosa facciamo? Mettiamo il Cerchiamo il burro. Il burro. burro, Sofia, attenzione, io l'ho tirato fuori dal frigo circa 2 orette fa, perché deve essere appomata. Appomata vuol dire che deve essere morbido. Ok. Buon pomeriggio anche Tina. Ciao. Ciao. Ciao Monica. Che cosa stiamo facendo di Patrizia. buono? Allora, Monica. oggi due ricette, lo spunti soffi e i biscottini. Questi sono I i biscottini. biscottini non fanno parte dello spunti soffi. No. Facciamo i biscottini con i cornflakes e le uvette. Se voi non avete le uvette o
nel caso non vi piacciono, mettete le gocce di cioccolato. Non c'è problema. Non c'è problema. A me non piace il vetta, quindi mettiamo le gocce di cioccolato? Mettiamo anche le gocce. Grazie. Vai, mettiamo anche le gocce. Sennò poi la mamma ne fa un'altra dose. Che bello. Ciao a tutti amici di Instagram e ciao amici di Facebook. Ecco le goccine. Ripetiamo che cosa abbiamo messo. Allora, abbiamo messo un uovo intero. Voi raddoppiate pure le dosi. Aspetta, per fare i biscottini, ecco. Un uovo intero, 80 grammi di zucchero. Poi mettiamo, Sofia, abbiamo detto 70 grammi di burro morbido. Leggiamo bene chi ci scrive. Sì, sì, vai. Ciao anche di là, benvenuti. Brava Sofia, ti fanno i complimenti. Vai, di. Poi dopo che cosa aggiungiamo? Abbiamo detto la farina, piano piano, vai. Piano la farina? Sì. Io intanto ho già acceso il forno. Questi biscottini verranno una vera meraviglia. Liliana! Tina, con la ricetta dei tuoi pan brioche mi sono venute delle brioche con il tuo sono splendido e lo so perché quella ricetta è strabiliante. Spettacolare, cioè proprio spettacolare. Sì, molto morbido. Fatele le brioche. Allora, mi piace la mia pettinatura oggi? Oggi Sofia... Me l'ha fatto lei? È stata... una treccia. Una treccina. Ciao Daniela, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Andiamo di mani perché... Sì, adesso io vado con le manine. Allora vai tu. Sai cosa devi fare Sofia se ti va? Devi setacciare solo due cucchiaini di lievito per dolci. Dov'è il lievito per dolci? Eccolo lì nella bustina. Dov'è? E il setaccino. E dove lo metto? Qua. Sì. Dove lo metto? Allora. Ciao, oggi vi seguo. Oggi ci segui e bene, grazie. Deborah, che fate di buono? Che facciamo? Allora, stiamo facendo i biscottini con i complex e le uvette. Ma se a voi non piacciono le uvette, mettete le gocce di cioccolato. Non ci perdiamo d'animo, possiamo cambiare la ricetta a nostro gusto. Se voi non volete mettere il burro, che sono 70 grammi, mettete 50 grammi di olio di semi, tranquille, possiamo. Tutto è possibile. Certo. Se ci metti l'impegno, sì. Certo. Anche per i nostri amici veg. Se non volete il burro, c'è sempre una soluzione in cucina. Oh, grazie Liliana. Liliana dice che sono molto in gamba e dolce. Grazie. Eccomi, perfetto. Salutiamo anche di là. L'Eliva Verde. Allora io mi lavo un attimo. L'Eliva Verde. Ah, 1998. L'Eliva. Eli. Forse Elisabetta. Eli. È un indicativo. Mamma dice che devi leggermente tagliare le punte. Le punte di cosa? Aspetta, dei capelli. Dobbiamo tagliare i capelli? I capelli adesso non è possibile. Dovremmo aspettare il primo giugno. Bravo, grazie. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Sono Eli, sì, Eli. Eli. Benvenuta, Eli. Allora, andiamo di cucchiaio ora. Molto simpatico. Io ho messo tutto. No, io volevo mettere la buccia del limone, ecco. Dov'è la grattugia? Non siamo. Sì, come perché dire... il limone ci sta bene. Scusa, no, tranquilla. Con la farina è diventato, come dire, un po' stupido, ma è normale. È normale. Anzi, vi do un consiglio. Siccome grazie, adesso arriva anche il caldo, facciamo una cosa. Dopo aver impastato il nostro bel impasto, teniamolo un po' in frigo, così lui si compatta. Sappiamo che c'è il burro, no? Quindi si ritira e non ci sporchiamo poi tutte così le mani. Sofia, adesso è ora di aggiungere anche le uvette. Ma le uvette sono 40 grammi. Ma le gocce di cioccolato? Ah, mi sono dimenticata. Te ne faccio un'altra dose dopo. Facciamo così, guarda. No, non me le sprecare, no. No, guarda, così, giusto perché sono più buone. Allora. Sì, sì, dopo facciamo quelle solo con le gocce. Indovina. Brava! Bella la diretta. Sono caduti i complex, ma non succede nulla. Ne prendiamo degli altri. Mi è scivolata la ciotolina. Oh, capita, non c'è... Ma vengono le galline a mania. Sì, sì, come no. Dopo puliamo, prendiamo altri... Carmela, indovina cosa sto facendo, dice Carmela. Che sto facendo, Carmela? Un disastro io. Non un disastro. No, cioè, io lo fai tu lo fai il disastro, non io. Che allora, faccio io? Quando succedono le brutte cose, cosa facciamo? Ridiamo. Mamma mia. Bravissima. Non succede come nulla. Ti è successo? Mi è scivolata, mi è partita la mano, è il mio tunnel. Ma per fortuna che non era di vetro, per fortuna che non era di vetro ma era di plastica. Meno male, se no altrimenti oltre alla... Va bene.
Vabbè, non erano tanti i complex, possiamo sacrificarli. Sì, io poi devo... faccio leggermente così. Butta via perché a terra... No, via, 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 via. No, no, lo so, è solamente che... Allora, poi di questi tempi, per carità. Amici, che ne pensate di domani? Io ho ancora paura, non voglio uscire. Vabbè, siamo parsimoniosi. Fammi fare a me, va bene. Meglio. Ma giusto pochino, Allora, un ora che facciamo? Sì. Ripeto la ricetta, stiamo facendo i biscottini con i complex e le ovette. Abbiamo messo un uovo intero, 150 g di farina tipo 0, ma se avete la 00 va bene. Poi abbiamo messo 70 g di burro e 80 g di zucchero. Poi abbiamo messo scorza grattugiata di limone, vaniglia bourbon e 2 cucchiaini di lievito per dolci e 40 g circa di uvette. Ecco, se la ridono ragazzi, pazienza, sono anche così. Io resto a casa. È il mio tunnel che ha fatto cadere i complex. Io non volevo, Bene. Allora, basta così. Adesso amici, dov'è l'altro cucchiaio? Ha fatto cadere quello. Ecco. Allora, ora dobbiamo fare così. Prendiamo piccoli impasti. Piccoli impasti? Piccoli impasti. Piccole palline. Un po' di impasto, brava. Così. Dobbiamo fare delle piccole palline. E andiamo nei complex, si vede? Tac. Adesso con la manina, piano piano, senza sì, che sì, ti sporchi. Sì, tranquilla. Tranquilla. E amici, mi raccomando, sulla teglia mettiamoli un po' distanziati perché si allargano in cottura. Perfetto. Ecco, così. Lucia resta a casa, quindi vedi, anch'io la penso così. Vai mamma. Poi, volevo leggere, sta impastando il pane. Poi Liliana, domani sarà come adesso, infatti, secondo me non dovremmo abbassare la guardia. Bravissima. Io la penso come te. Ancora il virus è in circolo. Bene, comunque, utilizziamo le mascherine. Anch'io voglio abbracciare i miei nipoti, mi mancano, la mia famiglia e quindi... Però dai, ci adatteremo, cerchiamo di essere ancora forti e uscire, limitare le uscite. No, un po' distanziati, Brava Sofia, sono bellissimi! Eccoli! Vi piacciono? Allora, in cottura tendono ad allargarsi, quindi noi li posizioniamo un po' così, amici, no? Li avete mai fatti questi biscotti? Invitiamo, invitiamo, invitiamo. Non ci arrivo. Invitiamo. Poi, così. Vai, Sofia, che sei bravissima. Allora, ci scrivono. Ci scrivono. Resta a casa anche Terry Giù. Poi, Raffaella, le rose del deserto. Brava, vengono chiamati anche così. Si esce solo per lavoro. Già. Io... Non li ha mai fatti, Lucia. Impeccabili, non... grazie che ci dici che siamo impeccabili, ma io sono un po' pasticciona e infatti si è visto. Ho versato tutti i complex a terra. Bene, pazienza. Allora. Me ne servono altri. Aspetta, prendiamone altri. È tutto, sono chiari i passaggi, amici. Poi metterò la ricetta, sul sito e allegherò il link a Sottina in Cucina. Mettiamo ancora. Aspetta, non sulle mie mani. Sono buonissimi, io li adoro questi biscotti. Ma questi sono troppo grandi. Oh mamma mia. Cerchiamo di farli tutti uguali. No, mi è venuta un'idea. Uno cuoce prima e uno cuoce dopo. No, mi è venuta un'idea. Eccola. Oh mamma mia. No, guarda. Che cosa farai? Aspetta. Oh, aspettate. Mamma. Aiuto. Aspetta anche l'uvetta. Vai Sofia, sbizzarrisci. Sei contenta? Siamo in diretta. Com'è andata lo studio della storia sui romani, Sofia? Bene? Benissimo. È contenta. Speriamo bene. Sì, perché stamattina ho studiato anch'io. Grazie, siete bravissime, resto a casa con i miei figli. Comunque io per lo spunti soffi ho invitato anche un balletto, quindi per tutti i bambini che aiuto. Ci stanno seguendo, prima di ogni spunti soffi faremo un balletto. Bene. Allora dovete fare così però prima, ora facciamo lo spunti soffi, è il sorbetto al limone, l'ho detto. Grazie. Grazie.
Allora, è il sorbetto al limone. Aspetta un attimo, 180 gradi per circa 20-30 minuti. I biscotti. Okay. I biscotti, leggiamo ora, cosa ci dicono, eh. Va bene. Resto sicuramente a casa, anche se devo dire che abitando vicino al mare è una fatica. Poi niente, abbassiamo la guardia. Va bene. Grazie. Io vorrei tanto uscire. Ciao! Ciao a tutti. Ciao allora, a tutti. Oggi. Oggi. Prima di iniziare il sorbetto al limone e lo spunti Sofi, balletto. Na, na, na. Uno, due, tre, quattro. Per tre volte. Questo è il nostro sorbetto che io l'ho tirato un attimo fuori, ma si sta sciogliendo giustamente. Ora, più veloce. L'ho pensato ieri sera a letto. Ok. Allora, vi dico che è buonissimo, lo dovete fare e fatemi sapere se vi piace. Allora. Questo è il nostro sorbetto al limone. Mi sono tagliata, che ancora fatto. Okay. Boh. Allora. Allora. Dopo dei biscotti, cambiamo ricetta, pausa pubblicità, faremo il sorbetto. Sofia, attenzione. Allora, cosa si fa per fare il sorbetto? Su TikTok, se andate su @tinapigna, c'è un video che poi ho messo anche, l'abbiamo messo anche su Instagram e Tina in cucina, sui vari passaggi da fare, però io adesso cerco di essere chiara, ma metterò la ricetta. Cerchiamo, perché è il mio spunti Sofi. Circa 3 ore fa io sono andata a fare lo sciroppo, perché poi lo sciroppo va unito con la spremuta degli agrumi quando sarà freddo. Questa è una cosa importante. Cosa si fa? Si mettono 150 g di zucchero con 500 ml di acqua. Si fanno bollire questo sciroppo, si fa bollire per circa 2 minuti sul gas, da quando bolle, no? Lo fate andare con una bacca di vaniglia dentro, vedete? Ok. Dopodiché andate a grattugiare la buccia del limone. Allora, noi ieri sera l'abbiamo fatto al limone il sorbetto, oggi in diretta con voi lo stiamo facendo alle arance. Quindi si mette lo sciroppo, si fa lo sciroppo con zucchero. Ciao Clorinda. Quanto ho detto? Scusate. Allora, 150 g di zucchero, 500 ml di acqua, mezza bacca di vaniglia e si fa bollire 2 minuti. Poi si toglie dal fuoco e si grattugia la buccia o del limone o dell'arancia, come volete. Si lascia raffreddare e si lascia raffreddare, si porta via. Ciao la Franci! Dopo 2 ore, quando è bello fresco, andiamo a spremere gli agrumi. Ed eccomi qua. Io mi sono portata avanti, scusatemi, se no in diretta con voi non l'avrei potuto fare. E Sofia mangia. Ora lo facciamo all'arancia. Quello al limone è tuo, l'arancia lo mangio io con papà, va bene? O tutto io, mi sa che papà lo mangia. Sì, no, perché mio padre è abituato a quello al limone. E quindi mi sa che lo mangio io. Domani sera, queste bellissime donnine, complimenti per queste prelibatezze che ci fate ogni giorno. Grazie. Ah, buonasera a queste bellissime. Okay. Buon pomeriggio, Carmela. E il messaggio di prima era di Antonella. Ciao, un bacio Antonella, a tutti ciao Carmela. I nostri seguaci, si può dire? Followers. I nostri amici, i nostri amici. Che amico. Allora, io metto circa 3 arance come 3 limoni. Però vanno bene anche 4, così sa più di arancia. No, ma io 3 ho. Oppure di limone. Ecco. Oppure di limone. Allora, quando lo sciroppo è freddo, cosa facciamo? Attenta alle mani, Sofia. È che ho imparato questo nuovo balletto, voglio che i bambini lo fanno. Certo. Grazie. Grazie. Ti voglio bene anch'io. Scusami. Tanto ci vogliamo bene. Ma certo. Tra una che si cieca l'occhio, tra l'altra che... Allora, capito? Ce l'ho fatta, i romani, sì. Dicevano che le leggi sarebbe una cosa sì. Del genere. Abbiamo studiato le leggi dei romani, giustamente stiamo facendo l'impero romano. Ecco. Che se uno rompeva il braccio a un altro, sì. L'altro doveva fare la stessa cosa. Ecco, cioè proprio. Quindi ora tu fallo a me. No, amore, io ti do un bacino. Ma bene. Mamma, allora, scusateci, ma noi siamo così. Cosa facciamo? Nello sciroppo andiamo a versare, ma senza che lo filtro perché va filtrato dopo. Mamma, stai attenta. Ma mamma, scusami, ragiona. Ragiona. Noi dobbiamo filtrarlo dopo, quindi. Sì, 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 sì. Ecco qua.
Rossella lo fa all'arancia, brava! Vedi, Rossella piace l'arancia come me, hai visto? E vabbè, pazienza, sono gusti. Chi è con me col limone? No, adesso scrivete sotto i commenti se siete con me al limone. Dai, facciamo. Comunque, noi stiamo preparando il sorbetto all'arancia, però chi è con me col sorbetto al limone? Ciao Sofia, ciao Tina, siete bravissime, buon pomeriggio, siete bravissime, molto solari e simpatiche, Roberta. Ciao Maria Luisa, ciao vediamo un po'. Enrico, mio marito, un bacio. Vediamo un po'. E ciao. All'arancia Elena. O al limone? Arancia o limone? Elena, wow. Elena. Ciao. Allora, dopo aver versato il nostro succo di limone o di arancia nello sciroppo freddo, mi raccomando, andiamo a filtrare tutto, quindi a me serve una. Io al limone, vedi? Adesso al limone. Ora bisogna filtrare. Anche Terry dice al limone. Vedi? Vabbè, sono gusti. Cosa preparate di bello? Sorbetto all'arancia. Con limone. E poi in forno ci sono i biscottini, che non ho visto l'orario come al solito. Vabbè, saranno stati 5 minuti. Vedi? A Grang con Sofia, limonata albana. Ciao Sofia. Vedi? E Tina. Limone, sorbetto limone. Al limone. No. Limone. Grazie ragazzi, grazie. Eccolo qua, il sorbetto all'arancia è pronto. Cosa facciamo? Giusy al limone. Giusy al limone, vedi? Caterina al limone. Ecco, Vanessa, pazienza. Maddalena, sono io con te, Sofia. Vedi? Grazie a lei, entrambi. Come me, entrambi, però adesso avevamo le arance da consumare. La Franci limone. Buon pomeriggio, buona domenica, siete bellissime. Ciao Carmela Granata, grazie. Allora, il sorbetto adesso, ragazzi, amici, è pronto. Che cosa facciamo? Lo mettiamo in dei bicchierini di plastica, oppure, meglio ancora, io guardate che cosa ho comprato all'Ikea. E vince il limone. Un po' di tempo fa, però, qualche anno. Questi qui per fare, ve lo ricordate il calippo? Quello, vabbè, e anche Antonella al limone. Vedi? Allora, io che cosa faccio? Vado a riempire, qui c'è anche un, questo è in silicone, però sì. Voi, che ne so, io tipo conservavo questi dello yogurt di Sofia, perché comunque faccio una cream caramel, qualcosa, ce l'ho sempre a casa. Antonella. Li mettete lì, aspetta. Scusa. No, qui c'è il segno. Posso aiutarti? Sì, sì. Nel video si vede anche come ti dico se sì o se dimmi no. Dimmi basta, eh. Basta. Ok. Okay. Metto il coperchio e metto nel freezer. Ora però c'è da dire una cosa, amici, perché non vorrei dirvi bugie. Allora, il vostro freezer dipende se è pieno e vuoto, perché se è vuoto impiegherà meno tempo a solidificarsi, se è pieno ci vuole un po' più di tempo, quindi in base fate le prove. Voi chiudete, oppure qui io ho messo della pellicola, ogni tanto andate a vedere la vostra granita com'è, ma all'incirca servirà un'oretta e mezza. Voi immaginate nei bar in estate, loro fanno la granita, però c'è il macchinario che gira sempre e rompe il ghiaccio, quindi la granita. A casa dobbiamo fare un po' più di attenzione, ma vi assicuro che il sapore non ha uguali. Voi provateci e fatemi sapere. Non vi sto dicendo bugie, è buonissimo questo sorbetto. Quindi fatemi sapere e mettete anche le foto sul gruppo di Tina in Cucina, iscrivetevi per chi non l'avesse già fatto. Voi che l'avete già fatto, grazie, perché vi vedo tutti e siete molto bravi. E quindi mettetelo in freezer e fate le prove ogni ora come il gelato, no? Carmela all'arancia. All'arancia. Questo qui adesso vediamo dove metterlo, ok? Va bene, non fa. Intanto vado a mettere questo e prendo quello al limone. Vincenza dice che non l'ha mai assaggiato quello all'arancia, ma sembra buono. Vincenza, fidatevi di me. Questo qui è quello al limone, vi faccio vedere. Che l'abbiamo fatto ieri sera, ecco perché abbiamo fatto anche il video. Eccolo qua. Ma il video è su TikTok? Sì, però l'ho messo anche su... Perché l'ho fatto anch'io. Quindi il video è su TikTok. Chiocciola Tina Pigna. Dura 24 ore, però su Instagram e su Tina in Cucina, sulle storie. Quindi guardate. Secondo casino, tantaratata. Sì, tanta. È una granita, quindi un'oretta, voglio dire, un'oretta allora, e mezza. Allora, che facciamo? Vai, mescola e fai vedere. È una granita. Questo è quello al limone, che l'ho fatto ieri sera. Granita. Granita al limone e buonissima. Eccola qua, la vedete? La mangio in diretta con voi. Ah, è per fortuna che dice che in diretta non si mangia. No, tanto ho già mangiato. Sì. Buona, buona, buona. Sa di limone.
Ah, ma no, guarda, sa d'arancia. Abbiamo fatto limone, ci stiamo andando. Io vorrei ripetere gli ingredienti per i nostri amici. Si può fare anche la fragola, vero? Alla fragola, bravissima! Perché non me l'hai detto prima? Ma certo! Ho detto con tutta la frutta. Vabbè, forse l'ho detto l'altra volta. Questo sorbetto si può fare con tutta la frutta. Forse hai detto in mente. Anzi, con la fragola o i lamponi, i mirtilli, è ancora più corposo. Perché che cosa fate? Voi le andate a frullare le fragole, ok? E le aggiungete a questo composto, come questo sciroppo. Fatto? Come l'abbiamo fatto? Allora, per fare il sorbetto, dopo arriverà la ricetta, tranquilli, promesso. Vai. C'è bisogno di 3 o 4 limoni da spremere, 150 g di zucchero, mezzo litro di acqua e poi vaniglia. Cosa si fa? Si mette lo zucchero con l'acqua in un pentolino sul fuoco, deve bollire per 2 minuti con la vaniglia, no? Poi dopo spegnete il fuoco e lo lasciate raffreddare 2-3 ore. Dopo 2-3 ore nello sciroppo si aggiunge la spremuta di arancia, di limone oppure la frutta frullata. Si miscela e si filtra perché dobbiamo togliere la vaniglia e diciamo la polpa della frutta, no? Secondo me c'è un seme. Dove? No, io l'ho collata bene. Ah, ok. No, è il ghiaccio, amore, perché guarda, io ho utilizzato il collino anche nel video. Ecco. Dopodiché otterrete questo è all'arancia, ma potete farlo al limone, lo andate a distribuire in vasetti di plastica oppure come ho io questi qua di silicone. E li mettete nel freezer per un'oretta circa, un'ora e mezza, ogni tanto li andate a rimestare, deve farsi la granita. Se voi avete un apparecchio per fare la granita, meglio. Però, piano Sofia, però a casa è un po' così. Ogni tanto andate a vedere e lo potete preparare il giorno prima per il giorno dopo e quando lo dovete servire lo tirate prima un quarto d'ora prima. Ecco, così siete proprio in tempo per servirlo. E sarà granuloso come la granita. Ok? Ci sono domande? Scusami. Niente. Poi, questo era il sorbetto al limone. Buonissimo. Eccolo qua. Banana house. Poi, potete servirlo con una fetta di limone. Aspetta, vuoi che metto anche questo? Vai, uniscilo. Dov'è il coltello? E poi lo servite con una fetta di limone, giustamente. Ma questi che erano? I mumù, questi erano quelli dei mumù. Sì, questi erano quelli di un po'. Oh, sì, vabbè, sì, conservati. Ho fatto pubblicità. E poi fate così e lo servite. Aspetta, ci manca qualcosa. Che ci manca? Ah. Ci manca qualcosa. Ci mancano le cannucce. Ma stiamo scherzando? No, per carità, ma che scherziamo? Mamma, ma no. Che stiamo scherzando. Ciao, Lina. È semplice, no, la ricetta? Non è visto, Lina? Che cannuccia vuoi? Allora aspetta, quello con diversa frutta a colazione con brioche. Ecco, bene, perché Liliana questa mattina ha fatto le brioche, quelle siciliane col tuppo, buonissime, ci sta proprio benissimo. Sì, vero. Grazie Rossella. Ma senza la vaniglia cambia qualcosa? Allora, la vaniglia dà quel qualcosa in più, però se non ce l'hai, tranquilla, metti la vanillina o non la mettere proprio, tanto c'è il limone che o l'arancia che... Ah, bene. No, aspetta, scusa. Anch'io. Per finire la diretta. Poi, cos'altro? Ripetiamo gli ingredienti anche dei biscotti, perché vi ricordo che nel forno ci sono i biscotti, le nostre rose del deserto o biscotti cornflakes e uvetta. E Liliana è bravissima. Allora, ripetiamo anche i biscotti. Abbiamo messo un uovo intero con 80 g di zucchero e abbiamo montato con la frusta a mano, ma voi se volete potete utilizzare anche il frullino elettrico. Poi abbiamo aggiunto 70 g di burro, vaniglia, bacca, buccia grattugiata del limone, poi che cosa abbiamo messo? 2 cucchiaini di lievito per dolci, 150 g di farina zero e 40 g circa di uvetta o gocce di cioccolato. Fate l'impasto, se volete lasciatelo riposare in frigo così si solidifica un pochino, se non avete voglia di sporcarvi le mani, insomma. Poi accucchiaiate, mettete in una ciotolina con i cornflakes e impaniamo con i cornflakes e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Aida dice che ho delle belle unghie colorate. Sì, Sofia le colora sempre. E poi la Francia dice che sono bella e Antonella sta guardando la video in diretta e Cindy, ciao bellissima. Ciao, benvenuta. Allora, noi per finire la diretta beviamo insieme. Grazie. Aspetta, dobbiamo... Allora, io amici vi aspetto domani, sempre se vi va, dopo le video dirette di lezione, alle 4:30, alle 16:30. No, questa mi piace, le video dirette sì, di lezione. Sì, ogni giorno ne dico una io, va bene, così mi hanno capito. E
ci vediamo alle 16.30 anche ciao. Domani. E chissà se facciamo un impasto. Che ne dite? Un impasto lievitato? In poche parole, un pane a domani. Chissà, chissà, chissà. Allora, grazie. Ma lo stavo pensando io il pane colorato. Veramente? Ma vuoi leggere il pensiero? Vabbè, chissà. Allora, se vi va, vi aspettiamo domani alle 16.30. Grazie sempre. Che cosa sto pensando? Non lo so. Vai. Non ho quest'arte di dai, vai, vai, vai. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Che mi vuoi tanto bene. No. Vabbè, sì. Vabbè, sopravviverò. No. Una cosa che faccio quasi sempre. Vabbè, sempre. Dai, oh, mamma. Adesso mi metti in difficoltà. Una cosa che faccio sempre. Pane con la cioccolata. No, mangiare. No. Ah, mangiare, vabbè, pane con la cioccolata, ho detto. Mangiare, era comunque mangiare. Guarda. Va bene. Allora, vi aspettiamo domani. Grazie ancora. Grazie ancora. E fate i bravi domani. Se ci vede domani. In che senso? Perché dobbiamo stare attenti ancora, prima di uscire, e darci la pazza gioia, come fanno gli altri. Bene. Scusate, ma lo dovevo dire, ce l'avevo qua. Allora. Spirito d'onda. Sì. Allora, un augurio e... A domani. Chiudiamo? Tu chiudi Instagram e io chiudo Facebook. Sei più brava su Instagram tu? Ok. No, va bene. Ciao ragazzi, ciao. Ciao amici. Ciao.